27 agosto 2008, Saint Glacier, Val Pelin, io e il mio amico Sergio ci stiamo preparando per salire al bivacco Regondi e domani dovremo raggiungere la vetta del Mont Gelée, 3500 metri. Tempo sembra buono, oggi ci sono un po' di nuvole, ma per domani danno buono. Speriamo in bene. A dopo. A dopo. E tanti saluti. Ciao. Siamo a quota 2100, dobbiamo arrivare qua sopra, al bivacco Regondi che è a quota 2005 circa, manca un'ora più o meno. Sullo sfondo il mitico Mont Gelée, speriamo domani che sia una giornata limpida, almeno come oggi. Il tempo si sta un po' coprendo. Cima del Mont Gelée avvolta dalle nubi, per domani danno bello, speriamo in bene. E qui c'è Sergio che si sta spaparanzando al sole e non si immagina nemmeno che cosa avrà fatto male. Ecco Sergio, siamo ormai partiti, da 20 minuti, un quarto d'ora, le montagne continuano a dare spettacolo. Mont Gelée, il Grand Combin e il Mont Vélan. Stiamo salendo verso il passo del Mont Gelée. La pietrale è faticosissima, piano piano si sale, ogni tanto perdiamo la traccia quando ritroviamo. Là si vede la punta del Mont Gelée che è appena arrivato il sole. Siamo a un'ora di cammino dalla partenza e sono già morto. Non vi preoccupate, arriverò anch'io. Ciao! Ecco Sergio, devi fare una dichiarazione a tutti. Morire. E allora? Vai. Tu non vieni? No. Tanti saluti Sergio, ti farò vedere le foto. Pubblicata su YouTube, sono una mezza sega, però a 300 ci sono arrivato. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ormai sono rimasto solo. Io e i miei amici sono giù. Tagliano per il colle, io tenterò di raggiungere in solitario il Mont Gelée. Qui parte il ghiacciaio, la vettera, devo trovare la traccia che sale da Crête Sèche. Vediamo là il Monte Bianco e il Mont Vélan. La mia salita in solitario sta continuando, un po' a fatica, ma va. Lì c'è il Mont Gelée, il ghiacciaio, il Mont Vélan con dietro il bianco. Ragazzi, il Mont Gelée e il suo panorama. Il Grand Combin, il Vélan e il bianco, Ruto, il mio paradiso, il rosa rimane qua dietro, giù c'è il passo dove adesso devo tornare, sono già le 10:10.
che dire, devo stare attento alla discesa. Un ringraziamento a mia moglie che oggi, 28 agosto 2008, quarto anniversario di matrimonio, mi ha lasciato venire ed è rimasta a casa sola. Tornerò a casa per uscire a cena. Saluto a tutti. Ormai sto scendendo, la vetta ormai è là sopra e qui mi sono messo in una brutta zona perché ci sono altri crepacci. Col fondo sempre non visibile, la crepacciatura è molto lunga, quindi attenzione. Qui il ghiacciaio finisce, lì il rampone, lì c'è il passo, inizia la discesa. Che dire, paesaggio proprio angusto, selvaggio, proprio non ci sono neanche gli ometri che indicano il sentiero. Ghiacciaio dato per facile senza crepacci, invece qualche crepaccio c'è. Non è difficile, in un'ora si sale, neanche 40 minuti, 20 minuti si scende. Spettacolare il panorama dalla cima, ma se anche uno viene, fa trekking, sale da Glacier e scende a Roots, dal Crete Sesh, spettacolare comunque. Non so forse se vale la pena portarsi tutta l'attrezzatura del ghiacciaio per un ghiaccioietto così. Ci sono ghiacciai più belli. Panorama comunque merita. Ed ecco il grande Sergio. Wow! Stiamo scendendo. Siamo un po' sbiellati, ma qui c'è pian della sabbia. Prima c'erano anche due camosci col piccolino che passavano. Là in fondo c'è il rifugio Crete Sesh. Si vede male. Penso che in 3 ore saremo giù alla macchina. Distrutto, un commento sul giro. Vedo, impegnativo. Spacca gambe. Spacca gambe, un po' pericoloso. Più bello è versante della Monte. Consigliato? Sì, consigliato. Consigliato.